Ciao, ciao a tutti amici, eccoci qua. Oggi siamo ritornati e anzi non ci siamo mai lasciati. La mia intenzione era quella di chiudere i Vlogmas e niente, per chi ci ha seguito e per chi ha seguito il Vlogmas precedente sa benissimo il motivo, senza che mi dilungo troppo. Poi invece, lo so, l'inquadratura non sarà delle migliori, vabbè, e niente, poi invece ci abbiamo ripensato perché, niente, abbiamo pensato che sia giusto così. Quindi oggi, che è 19 dicembre, stiamo vloggando, più che riprendere, stiamo vloggando normalmente. E c'è questo primo piano di questa collana, è una vecchia creazione. Io penso che ci sia anche il video tutorial, perché delle vecchie creazioni alcuni ci sono i video tutorial, altri no. Già l'avevo spiegato in un altro video che inizialmente noi facevamo solamente i video tutorial per la pagina Facebook. Solo in un secondo tempo, poi abbiamo aperto il canale, quindi abbiamo iniziato a registrare e quindi a metterli online lì. Siamo alle prese con una simil creazione. Adesso il cerchio, la base ce l'ha Rick, perché sta facendo alcune modifiche, non so che, anzi, se fra un po' sentite un rumore metterà in moto il trapano. Ah, penso sta già facendo i buchi, vabbè. E niente, questa è la latta. Il fondo, vero Rick? È il fondo di una lattina e noi di solito usiamo le lattine per fare la lavorazione con la latta e quindi niente, ci accingiamo a iniziare questa creazione e quindi nello stesso tempo, eccola qua, eccola, pronto, già ha fatto i buchi Rick, velocissimo, più della luce. E ci accingiamo a fare questa creazione e quindi anche a iniziare il video tutorial che poi vedrete separatamente. E vi dico anche lì che materiale, sì, prendilo Rick, tanto è il vlog normale, non è il video tutorial, fai, togli, metti, fai quello che ti pare Rick. Useremo un altro materiale, in questa c'è la raffia e una pietra dentro. E questa volta useremo altro materiale di quelli strani che usiamo di solito noi. E niente, è una giornata uggiosa, come direbbe Lucio Battisti. E quindi niente, oggi Rick, io sono andata al lavoro. Rick, che cosa ha fatto Rick? Ora ve lo dico. Vi dico cosa ha fatto Rick mentre faccio un'altra inquadratura. Vedete, sto preparando la cena. E niente, questa mattina Rick, io sono andata al lavoro e Rick invece è tornato di nuovo in campagna a occuparsi di Fulminetto e quindi a sistemare alcune cose che ieri in 448 avevamo così, niente, sistemato alla bella e meglio. E questa, allora, volevo dirvi una cosa, ve la dico qua o ve la dirò più in là? Una cosa riguardo ai nostri amici a quattro zampe. Vabbè, vediamo, dai, adesso occupiamoci della cena, che adesso qui sta fumando tutto come al solito. Forse è perché avvicino la macchinetta, chi lo sa perché, penso di sì. E questo effetto nebbia. Sto preparando i funghi, mentre di qua sto preparando, e non ci fate caso, qui manca la sto sistemando, andate, voi direte: hai il piano cottura così è anche sporco? No, poi vi spiego. Insomma, sto finendo di cucinare, poi finirò di pulire. L'altra parte già l'ho tolta per vari motivi logistici, come dico sempre io. E qui nel frattempo mi avvantaggio con il pranzo di domani. Ecco, vedete, sì, è proprio l'effetto della macchinetta. Quando avvicino fa così. Vabbè, mettiamoci lontano, va. Sto preparando il pranzo di domani perché sapete che io mi avvantaggio sempre e sto preparando una zuppa, quindi tutto il miscuglio di verdure possibili e inimmaginabili e poi useremo dei crostini, tanto per non stare sempre a mangiare la pasta. E intanto iniziano ad arrivare i regaletti di Natale in anticipo, vabbè. Questi sono due regali del farmacista. Allora, in una confezione c'era questo gel doccia dermoprotettivo pH 5 Skin Protection per pelli sensibili della Eucerin. Scusate, forse ci voleva come regalo qualcosa per la gola, visto che sto combinata così, però niente male.
niente, poi questo spazzolino da denti e il dentifricio, forse perché hanno visto che Rick tra i vari medicinali ha comprato anche un colluttorio. Poi, allora, qui c'è una cosa più carina, è della pupa ed è questa confezione, vedete? C'ha questa pochettina molto carina, è simpatica perché è comoda, è piccola. Allora, vediamo un po', un attimo. Pensavo che Rick mi desse una mano, invece Rick sta. Devo mettere Che devi mettere, Rick? Sta. il Vi wifi faccio giù. vedere, aspettate, da una cosa all'altra. E niente, ritornando agli smalti, questo è un altro regalino che mi è stato fatto da una collega di lavoro, diciamo così, è una vice più che collega di lavoro, e vice capo, e questo set di tre smalti della Pupa, guardate quanto è carino perché comprende, ecco adesso è caduto tutto l'accrocco, come dico io, questo smalto trasparente, questo non me lo faccio fregare da Rick perché quelli trasparenti li usa lui. Lo sapete per che cosa, no? Mi dispiace, Per lucidare le creazioni. Rick, sto vloggando. No. specifico ho detto, non dire. Ah, hai detto specifica, no? Pensavo che borbottavi. Si sente No, no. Rick dall'altra parte, insomma, che sta col computer. E sì, no, si raccomandava di specificare per che cosa lo usava, per le creazioni, ma loro lo sanno, chi ci segue lo sa, magari specifichiamo per chi si è sintonizzato solamente adesso, che lo usa per le creazioni. E, poi niente, c'erano questi due bei rossi, vabbè, lo vedo più estivo, questo soprattutto è un rosso che io uso d'estate, c'era quest'altro smalto, questo mi piace di più. Sia per mani che per piedi, mentre invece questo lo vedo solo d'estate per i piedi. E niente, poi sotto c'era quest'altro, e quest'altro, cioè questa limetta, vedete carini? Carina, è una limetta per le unghie e c'è la parte che dice, la parte che levica, qui non ci vedo, non so che cos'è, poi c'è la parte che liscia e c'è un'altra cosa, questa grigia, vediamo un attimino. Questa è un'altra lima, va bene. E mi piace in particolare anche questa pochettina perché è piccola, vedete, potete metterci, che ne so, proprio uno smalto, un rossettino, una matita e il gioco è fatto, insomma, ve lo portate al lavoro in giro. Buongiorno, il buongiorno oggi ve lo faccio dare da Gelsi, Gelsomina, Daisy e Viola. Anzi, dov'è Viola? È sotterrata? Dov'è? Qua sotto, guardate, è sommersa dall'altra. E mamma mia, io dico, ma siete proprio delle disgraziate, eh? Allora, oggi è 21 dicembre, entra l'inverno, meno male. E vabbè, a parte che è già da un pochino di giorni che l'aria è frizzantina, quindi la cosa è veramente piacevole. E ieri non abbiamo vloggato per niente perché niente, non abbiamo fatto nulla di interessante. Io al mattino al lavoro, Ricca a casa e niente. Poi nel pomeriggio siamo usciti per sbrigare proprio le ultimissime pratiche per Fulminetto. E poi niente, sì, abbiamo fatto un giro al centro, però piovigginava e quindi non abbiamo vloggato. E oggi vediamo un attimino. Non so se nel pomeriggio vi porterò a Santa Marinella, anche perché allora io dovrò andare dal parrucchiere che si è trasferito a Santa Marinella e niente, e quindi niente, poi non so secondo che ora si farà, se faremo un giro a lungomare, quindi vi vloggerò qualcosa dal mare. O se andremo a fare un giro per i negozi per finire gli ultimi regali. Ahimè, il problema dei regali, ragazzi. Ne vogliamo parlare? Poi ne parleremo. Vabbè, solamente due ne ho fatti fino ad ora, me ne mancano altri quattro. Vabbè. Allora, buon pomeriggio, noi siamo a Santa Marinella. Dice, ma dove sta andando? Non dovevi andare dal parrucchiere?
No, allora vabbè, sono per la serie tutte le vicissitudini che ci capitano, vabbè, in quest'ultimo periodo dovevo andare dal parrucchiere, però che è successo? Niente, è strapieno e quindi ha rimandato a domani mattina. Era da qua che si entrava Rick, sì. E niente, guardate che bella, quindi niente. Dice già che stiamo qua, andiamo a fare, andiamo, senti, andiamo, parliamo italiano corretto, a fare, dove? Vietata dalle macchinette. Come vietata le Quindi. macchinette? Manda dall'inferno, guardate. Vabbè, l'altra volta abbiamo fatto le foto però, all'interno dell'intera area in concessione. Ripresa d'immagine e video senza autorizzazione della direzione, mandate a C puntini puntini. No, questo vabbè, altrimenti non saremmo noi, no? Non saremmo noi. Ogni volta che vlogghiamo succede qualcosa. Vabbè, niente, io vi volevo fare un discorsetto, poi Paolo, volevo. quello è Piantagrasso. E vabbè, che lo vedono? Non fa vedere. Ecco, è qua. Ma non puoi all'interno dell'intera area, quindi anche le piante grasse ricche non si possono prendere. Va bene, dai, stop e Piantagrasso. dopo parliamo dopo. Vabbè, niente, non ce ne frega proprio niente, anzi, noi filmiamo mentre ce ne stiamo andando, non a puntini puntini, lì ci mandiamo loro, mentre ce ne andiamo ai posti migliori. E niente, sì, vabbè, riprendo il cancello, riprendo tutto. E che cosa volevo dirvi? Niente, dal parrucchiere ci ritorno domani. E volevo dirvi un'altra cosa. Vabbè, adesso noi ce ne andiamo a fare dei giri per gli ultimi regali. Volevo riprendere un po' di mare. Cavolo. Vabbè, il panorama non è dei più entusiasmanti, ecco, io vi volevo portare un po' al porticciolo con noi, al porticciolo di Santa Marinella, ma è andata così, e va bene. E niente, noi adesso, come dicevo, ci stiamo dirigendo a fare alcuni regaletti. Sì, ormai non ci va più neanche di passeggiare. Poi fa un caldo, mamma mia. Cioè, sto pensando a Nadia M perché anche lei odia il caldo come me. E stavamo proprio esultando in questi ultimi giorni perché insomma si respirava un po', c'era un'aria frizzantina. E sinceramente, nei 2 giorni precedenti, 18, 19 e 20, ma no, Rick, non è che mi vergogno, è che ti guardano, hai capito? Cioè, qui non si usa vloggare, vabbè, dice, no, ho stoppato perché praticamente c'era il semaforo e passavano due e mi hanno guardato. Certo, parli con la macchinetta. Rick dice parli con una macchinetta. Rick, devi parlare più forte tu perché altrimenti non ti sentono. Poi sembra che tu sei rimbambito, io ripeto quello che tu dici. Io ripeto perché non ti sentono loro. Allora, dicevo, parlavo prima che stoppassi del freddo, 18, 19, 20, faceva un freddo della M, puntini puntini, e oggi ragazzi fa un caldo, io mi sono messa il maglione di lana pesante. Il giubbetto pesante e sto morendo, ma non solo, però non è che sudo, c'ho proprio caldo che mi manca l'aria, manca proprio l'aria. Mamma mia, che tempo strano, vabbè. Voglio trasferirmi nelle Alpi e prealpi. Chissà che magari lì c'è un pochino di fresco. E niente, avete fatto i regali di Natale, io sto in alto mare. Ne ho fatti solamente due e adesso mi accingo a farne altri. Ecco il mare, ve lo faccio vedere da lontano, da qua. Poi magari uno di questi giorni vi ci porto, E niente, che volevo dire? Volevo dirvi che abbiamo preso una decisione, volevamo rendervi partecipi. Ci siamo convinti a prendere un altro pelosetto, non subito perché mi torturano,
anche su Facebook, lo devi prendere subito, ma fatevi i cavoli vostri. Allora, io già l'ho scritto sotto e ho commentato, insomma, sia nei video miei che nei video di altri, appunto, dove parlavamo dell'argomento della perdita del nostro carissimo Fulmine, che praticamente sì, sono intenzionata a prenderne un altro, ma non subito. Infatti i consigli migliori me li avete dati voi di YouTube. E cioè, a volte magari, ecco, siete degli amici virtuali eppure siete andati così nel profondo e avete scritto delle cose bellissime, veramente, anche Rick vi ringrazia, e invece gli amici veri, e amici poi tra virgolette, cioè proprio si sono sentiti di dare, di dispensare consigli a destra manca e consigli negativi, poi, cioè, vabbè, negativi, quasi delle imposizioni più che consigli. Oh, voglio cambiare inquadratura, non è possibile, questa betoniera non se ne può più. E niente, quindi adesso stiamo cercando di cogliere l'occasione giusta, naturalmente senza fretta, e in questo ci aiuta anche l'assistente del veterinario, dell'ambulatorio veterinario dove noi portavamo Fulmine, ci sta aiutando in questa ricerca, e insomma, vabbè, e vediamo un attimino. Certo, noi abbiamo delle esigenze non solo nostre, ma anche esigenze per il cane stesso che andremo a prendere. Lo vogliamo per forza di taglia piccola, perché non abbiamo il giardino, viviamo in appartamento e quindi starebbe male anche il cane. E di taglia piccola perché, cioè, non che Fulmine fosse grande, per carità, era una taglia, diciamo, piccola media, un pincher, né un pincher nano e né un pincher di quelli grandi grandi, con quel nome tedesco, adesso non ricordo, insomma era una via di mezzo, era. E niente, quindi vogliamo un cane che sia più facile da portare anche in braccio e ovunque noi andiamo, perché magari in determinati posti Fulmine non veniva con noi, ma per il semplice fatto che combinava disastri, che tirava, e invece noi vogliamo un cane da portare magari anche in, che ne so, in un museo, in una chiesa, se si va a visitare, non tanto a messa, ma se, certo, a messa col cane, se vai a visitare una chiesa, ecco, lo metti in borsetta, un cane un pochino, ecco, che si possa tenere ancora di più e che possa condividere tutto e per tutto con noi, invece determinate cose Fulmine non le condivideva, no? Del tipo, non so se vi ricordate, ecco, a mare non ce lo portavamo, perché a lui non piaceva il mare. Infatti ci sono dei video che poi metterò anche, praticamente che lui il mare non è che gli piaceva più di tanto, iniziava ad abbaiare, a protestare. E niente, volevo farvi vedere qua questa cosa, e questa poi l'ha fatta Rick lunedì, perché domenica in fretta e furia abbiamo lasciato le cose così, e poi niente, lunedì Rick ha deciso di mettere così e l'abbiamo fatto. Questo perché niente è stato possibile, visto che la terra è nostra, e niente, è nostra, cioè, insomma, di parenti, ecco. E sì, perché poi c'è anche da sbrigare le pratiche burocratiche, nel senso che i cani, soprattutto quelli, gli animali, quelli con microchip, bisogna interrarli solo in proprietà private, perché purtroppo ci sono anche quelle situazioni che le interrano in terreni pubblici, terreni del comune, e non è giusto. Allora, non so se già ve l'ho detto, sarò ripetitiva, ma io ho tutto l'apparato internet in tilt, Facebook, Instagram, Twitter no, perché non riesco più a entrarci, quindi è un bel po' che non c'entro più. Allora, guardate, questo è uno dei tanti casi
poi mi è capitato anche con altri, insomma anche YouTube in tilt. Tipo, io ero pronta a rispondere a chi mi ha scritto, pubblicazione, commento non riuscita. Dice: allora che fai? Provi a fare copia e incolla. Adesso me l'ha fatto, lo vedete? Ci riesco, in modo che me lo tengo da parte, in modo che appena ho tempo prendo, ritorno qua e riscrivo. Ora vabbè, ho scritto una cosa semplice, però a volte scrivo, è capitato che ho scritto un bel po' e vabbè, quindi per forza devi fare copia e incolla. Riproviamo insieme. Niente. Cioè, vedete, allora devi uscire, poi magari rientrare. Insomma, diventa una perdita di tempo e non c'è più gioia, rilassamento praticamente a stare su YouTube, no? O su Facebook. Ma che sta succedendo a tutto internet? Anche a voi capita così? Allora, siamo ritornati dal nostro giro per i negozi. Non ho filmato nulla, anche perché, vabbè, quando c'è un certo casotto in giro, non riesco proprio a filmare. Vi faccio vedere che cosa ho comprato. Niente di che, eh. Sto entro le 100 euro fino ad ora. Cioè, ho speso meno di 100 euro fino ad ora. Vabbè, mi manca ancora qualcos'altro, mi sembra. Di regalo, allora, questo è un paio di pantaloni semplici, di quelli che vengono con le tasche laterali. Sono dei pantaloni da uomo, hanno l'elastico in vita, un po' elastico e un po' il bottone con la cerniera. Sono di quelli che vengono felpati, vabbè, non è che si veda, felpati dentro, tengono caldo, e questi sono per mio padre. Dopodiché ho preso delle pantofole perché su richiesta sua, per mia madre, io ero intenzionata un tostapane e invece mi ha proprio richiesto lei delle pantofole. Poi vi faccio vedere se ci riesco. Allora, l'altro è confezionato, sì, è già chiuso nel pacco, perché l'ho preso in un negozio e quindi niente, mi hanno fatto il pacchetto. E questo invece adesso non so se riesco a farvelo vedere. Questa l'ho presa all'OBS, quindi il pacco dovrò farlo io, ed è ancora aperta. È una magliettina vestitino, vedete che carina, è sul rosa ed ha tutti questi cuoricini con i brillantini. E ha questo volant giù alla fine. Questa si può portare sia su dei pantaloni oppure con una calzamaglia, con dei leggings. Questa è per mia nipote che ha 5 anni, mentre per l'altra mia nipote, sua sorella, ho preso anche per lei una cosa simile, un pochino più lungo, sul blu con dei disegnini davanti. Però l'ho preso in un altro negozio perché all'OBS io non trovo da una certa età in poi, non so perché, insomma, lei ha 10 anni, quindi da 10 in poi io non trovo nulla e quindi niente, confezionato non ve lo posso far vedere, però ecco, su per giù è sullo stesso stile. Poi un altro regalo, anche quello è confezionato, l'ho preso in un negozio di articoli per casalinghi ed è una tisaniera, sbattitore del latte e vabbè, anche una teiera, una cosa carinissima. L'ho presa in rosso, c'era anche una versione su un colore tortora, un color marroncino. E poi niente, ho preso questa scatola di cioccolatini, anche questa è un pensierino, così un'idea. Alla fine, cioè, veramente non sappiamo più dove sbattere la testa. E niente, io vi lascio qua. Termino qui questo vlog abbastanza piccolo. Domani vediamo di vloggare ancora una volta. Poi venerdì, anche se ci riesco, al Parco Leonardo. Vi ringrazio ancora una volta e ci sentiamo alla prossima. Bye bye.